e siamo a Buena Vista in Colorado. Buena Vista si trova a circa 2 ore e mezzo a sud-ovest di Denver e siamo venuti qua su consiglio di Sam, il ragazzo di Van Life Customs, che ci ha cambiato l'inverter ieri per passare 2-3 giorni in questa zona e poi eventualmente ritornare su verso Denver per il fine settimana per una cosa un po' particolare che vi faremo vedere. Quindi stamattina ci spostiamo a Denver anche perché dobbiamo cercare qualcuno che ci controlli il bambino, perché già ci aveva fatto uno scherzo tempo fa, però avevamo staccato la spina, l'avevamo rimessa e teoricamente era ripartito. Adesso invece ha smesso di funzionare, quindi all'interno del cingone non abbiamo più la 220. Io non sono zero scienziato, non sono né meccanico né elettricista e quando ho bisogno di qualcosa preferisco invece farlo fare a un professionista. Convert this into a American plug. So I believe. Quindi adesso toglie, cambia la presa con quella che abbiamo comprato, perché la nostra ovviamente era europea ed era quella che andava all'inverter vecchio. Ma qua adesso, camminando per questo Buena Vista, ci siamo trovati davanti alla Avery Parson Elementary School e guardate, c'è la festa di bentornati a scuola! Poverini, non è ancora finito agosto che i bambini già a scuola li tocca, poi si lamentano con gli italiani, ma... Circa una settimana prima della fine di agosto, la festa di Welcome Back to School a Buena Vista in Colorado. Che figata pazzesca! Cioè, per rendere più divertente, più interessante, più emozionante, whoops! L'inizio della scuola. L'inizio della scuola. Adesso faccio finta di essere una scolaretta anch'io e vado a vederlo anch'io dentro. Allora una giratina sul camion delle SWAT, non vogliamo farlo? Il mio amico SWAT Cortezza, perché si chiama Cortezza, te lo segnalo, capito? Mezzo siciliano, mezzo veneziano, Veneto. Da parte di nonni, eh? Guarda il bambino col night vision, guarda il bambino col night vision. E sono queste cose che da noi le fanno troppo avanti. Adesso vado a fare un giro dentro. Sono in un'operazione speciale dentro il camion degli SWAT. Siri, attenta che ti faccio una domanda a bruciapelo, eh? Sei pronta? Sì.
Che animale è questo qua? Abbiamo sentito parlare di un mammut. Ma non mammut, quello che ha vinto X Factor e Sanremo. Mammut. Allora, così perché, per darvi un'idea, quindi qua siamo davanti a questo ristorante, qua fuori c'è il menù, e che poi non penso che in Italia, voglio dire, ci siano dei prezzi così clamorosamente diversi. Un'insalata caprese, $12. Un famosissimo piatto italiano, un piatto di spaghetti con le polpette, famosissimo piatto italiano, $15. Mentre poi ci sono ravioli all'aragosta, lobster ravioli, $19. Probabilmente al profumo, le la fanno vedere in cartolina l'aragosta. Mentre invece le pizze, va bene, variano fra i $13 e i $16. Quindi io dico che sono prezzi abbastanza anche italiani, no? Prezzi dell'agenzia immobiliare li vogliamo? Facciamoli vedere i prezzi dell'agenzia immobiliare. Allora, vediamo. Una casa, 4 camere da letto e 2 bagni di circa 130 metri quadrati a buona vista costa un 600. 2 camere da letto, 2 bagni, 100 metri quadrati, 529.000 dollari, ossia il famoso mezzo milioncino di dollari per 2 camere, 2 bagni, e bababum, tuona di brutto. Speriamo che non venga giù quello che sembra che voglia venire giù. Quindi mezzo milioncino di dollari vi dà 2 camere da letto, 2 bagni, diciamo casetta privata, in però 100 metri quadrati. No, mezzo milioncino. Se qualcuno vuole, me lo dice, mi fa un bonifico e io gli pago il deposito della casa qui a Buena Vista. Come mai non ti ci vuoi trasferire, che ti vuoi trasferire in tutti i posti dove siamo stati a Buena Vista? Non ci vuoi venire? Sinceramente, per il momento, mezzo milione di dollari per 2 camere da letto e 2 bagni a Buena Vista non ce li do. Sei contenta, eh? Le previsioni del tempo per stanotte, quindi siamo quasi a fine agosto, neanche proprio a fine agosto. Non siamo a 2400 metri. Giustissimo, dice la sera. Buena Vista è a 2400 metri sul livello del mare, danno 8 gradini. E come dice la sera, ma no gradini, giusto, 8 gradi Celsius stanotte, quindi si dorme al freschetto. Si dorme al freschetto stanotte qua a Buena Vista. Guarda, sembra quasi lavanda, ma non lo è. Potrebbe essere lavanda? Potrebbe. Il profumo ce l'ha. Sì. Però io c'ho il raffreddore, per cui. Voi l'avete sentito se è profumo di lavanda?
Ieri sera siamo arrivati qui sotto il diluvio universale e al buio. Infatti qua ci sono le tracce. Buongiorno Ale. Buongiorno. Tra un po', se non apriamo, se stiamo attenti a aprire il portellone, finiamo dentro la pozzanghera. Però in compenso la vista è questa. Ma perché siamo arrivati qui al buio? Sotto la pioggia, vabbè, ci sta. Al buio, noi non viaggiamo mai di sera, non viaggiamo mai al buio. Però ieri è successo questo. Eravamo in visita a una cittadina, un paese qui vicino. Ricordiamo che siamo in Colorado e il paese in questione è Buena Vista. Abbiamo visitato la cittadina, tranquilli, tutto. Poi, tornando al furgone, ci è venuto il dubbio e ci siamo fermati alla stazione di polizia. E Ale dice: andiamo un po' a chiedere per l'overnight parking, perché non stiamo vedendo in giro nessun furgone, nessun camper, quindi ci è sorto un po' il dubbio. Fatto sta che il poliziotto ci ha detto: c'è divieto di campeggio, comunque di parcheggio, su tutto il territorio cittadino, anche perché nelle immediate vicinanze, tipo a 10-15 km dal centro, ci sono un sacco di posti nel verde dove vi potete campeggiare, parcheggiare tranquillamente senza che nessuno vi rompa le scatole. Fatto sta che siamo partiti, abbiamo preso una bella strada sterrata, tanto per iniziare ovviamente, e non abbiamo trovato nessun posto perché erano già tutti occupati. Cammina, vai avanti, strada panoramicissima, bellissima, vediamo che il nero all'orizzonte si avvicina, quindi si avvicina la tempesta, sempre più sterrato, sempre più buche, fino a che a un certo punto abbiamo deciso di non andare più avanti per ovviamente motivi di sicurezza, non si vedeva più a una spanna per la pioggia, e quindi ci siamo fermati a dormire qua. Però tutto sommato, stamattina quando ci siamo alzati, lo spettacolo è stato veramente pazzesco, perché non pensavamo di essere in un posto così bello. Guardate che bello sopra questo tronco tagliato, mozzato. Questo è tutto un fungo. Questo è un bel fungo. Guardate qualche storia. Un rago di fungo. Sì, magari. Mi piace il trail che ti ho portato a fare stamattina, questo che costeggia i Twin Lakes. Grazie Sera, mi piace tantissimo, veramente. Ti ho portato io, scusami. La Colorado Trail è una rete di sentieri in Colorado, ovviamente come dice il nome, ma è famosissima in tutti gli Stati Uniti. Pensate che ha una lunghezza totale di circa 770 km e va da una località che si chiama Waterton Canyon, che si trova più o meno a sud-ovest di Denver, fino a Durango, ancora in Colorado, ma quasi al confine con il New Mexico. In realtà ci siamo fermati, di la verità, per i nostri iscritti, è colpa vostra se ci siamo fermati, perché sono quasi le 11 ora locale. Ciò vuol dire che tra un po' c'è la premiere di un video che esce, di conseguenza vediamo di essere in chat per salutarvi. Ve l'abbiamo promesso, quindi abbiamo interrotto appositamente questo trail di fianco al lago che fa parte della rete dei Colorado Trail proprio per voi, per assistere alla premiere, chattare con voi in diretta. Pensate quanto vi teniamo presente. Andiamo! Vieni Ginetta, è finita la premiere, possiamo continuare il sentiero, chop chop! Via! Eh?
Quanto siamo adesso? Quanti chilometri? Poco più di 4. Ma quindi tranquille, possiamo andare ancora un po' avanti. Eh certo, ci mancherebbe. A prescindere che ieri sera col buio e la pioggia non sapevamo neanche dove stavamo andando, però bella questa cosa di questi posti dove uno si può fermare. Ih, che belli questi uccellini! Quindi, come abbiamo già spiegato altre volte, qua negli Stati Uniti ci sono questi terreni, diciamo, che si chiamano BLM, quindi in inglese BLM, che sta, questa sigla, queste tre lettere, sta per Bureau of Land Management. Ossia, cos'è? Sono terreni dello Stato, terreni del governo, che sono di proprietà quindi del governo, che sono adibiti ad uso pubblico, senza il pagamento di nessun tipo appunto di diritto giornaliero o notturno, cose del genere. Basta chiaramente che le persone, come ovviamente sempre diciamo, abbiano rispetto del posto che gli viene offerto. Ma tra l'altro sono terreni a perdita d'occhio, cioè non è che arrivi lì, c'è la piazzolina, ho fatto vedere la vallata, questa qui dove siamo adesso è immensa. Ci sono nelle zone più disparate, sì. Comunque in tutti gli stati ci sono. Ce ne sono di più, diciamo, dal centro ovest che non dal centro est, cioè sulla costa est sicuramente di queste situazioni ce ne sono di meno. Mi ricordo la prima volta dove siamo stati in una BLM era fuori da Moab. Esatto. Quando siamo andati a Arches quest'inverno. Esatto. E si comincia un'altra giornata in Colorado. Quindi dopo due notti passate ai Twin Lakes, posto spettacolo dove magari ci ritorniamo, oggi invece ritorniamo un po' sui nostri passi facendo però un altro giro e la prima tappa della giornata dovrebbe essere Breckenridge, che te perfettamente conosci, Sera, giusto? Sinceramente non ho controllato. Perché questi due giorni che siamo stati a 2008 rotti, io sono 48 ore che ho mal di testa per un mal di montagna, sono una donna di mare. Cioè questa ascesa così quasi dal nulla praticamente fino a più di 2008
si è fatta leggermente sentire sicuramente. Perché non è come da noi quando vai in montagna che inizia a salire, tornanti, strade, su e piano piano sali. Qui parti già alto e quindi non te ne accorgi. Altro che scendere qua, in due curve ci siamo ritrovati a 3.500. Madonna, mi sembrava di essere sull'Everest. Vabbè. Siamo fermi per no. Lavori in strada sul passo del Tonale. Fremont Pass. In coda fermi. Meno male, così almeno mi riprendo un po' da questi 3.500 metri di altitudine. Nemmeno l'avesse scalati a piedi, sai? Scalati col Cingon, esatto. Perché lui stava soffrendo di mal di altitudine. Sinceramente il Cingon c'è. Cioè... Ma dove mi stai portando? Un posto, vedrai, non me lo fare spoilerare così, dai. Sembra uno che sta facendo aria. No, col mal di schiena. Sembra a me quando c'ho mal di schiena. Mal di schiena, è vero. Fai vedere. Mettiti di fianco, guardiamo. Uguale. Quindi la serie mi ha portato da... Da chi mi ha portato, Sere, scusami? Ti ho portato da lui, da Isacco, Isacco Cuore di Pietra. Ah, Isacco Cuore di Pietra, Isaac Stoneheart, che in realtà non è di pietra, ma è di... È di legno. Di legno. Quindi, dopo il troll che avevamo visto a Seattle... della strada di Seattle, esatto, ci mettiamo il link così ve lo andate a rivedere. Esatto, ecco qua Isacco. E Isacco dove si trova, Sere? Me lo fai apposta perché sai che non mi ricordo mai bene i nomi delle città. Siamo a Breckenridge in Colorado, a 3000 metri sul livello del mare. E a Breckenridge io ho letto la storia di questo. Attenzione, che tu non hai letto. Vai con la storia di Isacco. È stato fatto, adesso è tutto di legno, legno riciclato con un po' di chiodi, però in generale di legno riciclato. Ed è stato fatto da un artista danese nel 2017. In realtà nel 2017 era ubicato in un'altra parte della cittadina, ma poi, ed è stato fatto per il Festival dell'Arte del 2017, ma poi per la grande quantità di gente che lo andava a visitare, hanno deciso che era il caso di spostarlo in un posto dove ci fosse più parcheggio, dove fosse più facile da visitare, ed è stato messo qui all'interno di questo trail.